Cari amici, miei cari fratelli, ci ritroviamo insieme con il nostro caro fratello Sergio per studiare insieme la scuola del sabato. Ciao Sergio. Prima di dare inizio al nostro studio, vogliamo invitare la presenza di Dio. Invito il caro Sergio alla preghiera. Grazie Sergio. Andiamo al capo. Amato Padre, che sei nell'alto dei cieli, veniamo a te anche in questo momento di studio affinché possiamo essere guidati dal tuo spirito, affinché comprendiamo, Signore, quello che ci vuoi dire con queste lezioni di sabato in sabato. Fa che i nostri cuori siano pronti ad ascoltare ogni tua parola e soprattutto a metterla in pratica. Ti chiediamo così la presenza appunto del tuo spirito e ogni cosa veniamo a te, Signore, grati nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Bene Sergio, allora abbiamo una lezione, precisamente quella del sabato 19 agosto 2023, dal titolo L'uomo forte. Ecco, una domanda al volo: esiste un uomo forte? Beh, esistono tanti uomini forti, ma devono confrontarsi con qualcun altro per vedere se veramente sono forti, no? Ecco, qui stiamo parlando di... Nella prima domanda mi sembra di due uomini forti, no? Che poi vedremo insieme, no? Franco. Ok, ma generalmente l'uomo, l'essere umano, è forte o fragile? Ah beh, sì. Magari forte fisicamente, ma fragile moralmente, no? A volte, sì. Okay. Sì. Giusto. Allora, due forze contrapposte è il sottotitolo che precede la prima domanda. Gesù in questa parabola. Secondo il libro dei giudici, chi volevano legare e sottomettere i filistei? Quindi Gesù parla di un uomo, poi ci viene portato un esempio. Prego Sergio. Ecco, qui possiamo dire che Gesù fa una domanda, come ti chiede anche qui la domanda, quale domanda pone Gesù in questa parabola? Fa una domanda, però subito dopo fa anche la relativa risposta, no? E qui abbiamo visto proprio in Matteo, dice come si fa a portare via i beni dalla casa dell'uomo forte, e la risposta è: prima bisogna legare l'uomo forte, no? Bisogna immobilizzare questo padrone di casa per portare via i beni. Ecco, perciò c'è, come si dice qua, una disputa, una controposizione, come dice il titolo, di forze, no? C'è due forze che si scontrano. E la seconda domanda qua parla di Sansone, no? Troviamo in Giudici Sansone, questo uomo forte, perché sappiamo, se analizziamo la sua vita, aveva una forza fisica veramente straordinaria, basta leggere tutti i suoi episodi e lì troviamo veramente una forza fisica, però come si diceva prima aveva purtroppo una debolezza morale, era facile a cadere nel gioco dei sensi, no? Questi desideri carnali per lui purtroppo lo vincevano in ogni momento. Cosa possiamo dire ancora di questo Sansone? La sua forza era stata data non come allenamenti o cose, ma era stata data proprio da Dio, ecco, ed era stata data anche per liberare il popolo di Israele dai filistei. Ecco, questo era uno degli scopi principali perché Sansone aveva questa forza. Però, come si diceva, aveva una debolezza che alla fine lo ha, questa sua forza è stata tolta perché lui ha preso alla leggera il dono dello spirito. Lo spirito si è allontanato da lui e questa forza è venuta meno. Perché possiamo dire aveva preso alla leggera il suo mandato, diciamo, no? Ecco. Quindi stiamo dicendo in pratica che queste forze antagoniste, il bene e il male, quindi che si fronteggiano sempre, il principe della luce che è Cristo contro il principe delle tenebre che influenza, e quindi l'uomo fondamentalmente, Sansone, Sergio, era invincibile. Era invincibile nel lato, diciamo, della forza fisica, sì, però sappiamo che è stato vinto da una donna, no? Dalla donna, lo ha talmente circuito che lui è caduto e ha rivelato questo segreto che sappiamo
era il taglio dei capelli, che in realtà non erano i capelli che aveva, che gli davano la forza, ma come si diceva, la forza veniva dall'alto, veniva da Dio. Il suo legame con Dio, insomma. Ecco, sì, volevo anche fare un appunto riguardo a Matteo 26, no? 41, che ci viene detto il versetto, che ci mette in guardia. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Infatti, questo è successo a Sansone e può succedere anche a noi. Ecco, quindi praticamente lui era vulnerabile se si rivelava o rivelava i suoi segreti, ma nel momento in cui lui rimaneva legato al Signore era invincibile, quindi avrebbe fatto grandi cose se fosse rimasto legato all'Onnipotente. Bene, esatto. Secondo la seconda domanda, Sergio, giustamente tu hai fatto accenno prima che è importante vegliare e pregare. Se Sansone avesse vegliato e pregato, sicuramente non sarebbe caduto. Quale miracolo di Cristo spinse i farisei a chiedergli da dove venisse la sua potenza? Cosa aveva fatto Gesù? Quale miracolo aveva fatto, Sergio? Ecco, qui Gesù aveva fatto, possiamo dire, un doppio miracolo, no? C'era questa persona che era indemoniata, perciò aveva un problema nello spirito, nella mente, e poi era anche cieca e muta, perciò anche nel fisico, aveva questa mancanza, insomma. E qui sappiamo che Gesù prima ha scacciato il demone e lo ha anche guarito fisicamente. Ecco, qui diciamo che la domanda magari è posta non proprio bene, perché dice i farisei... quale miracolo di Cristo spinse a chiedere da dove venisse la sua potenza? Qui vediamo che sono i farisei stessi che dicono a Gesù che la sua potenza non viene dall'alto, ma veniva da qualche altra parte. Sono loro stessi che dicono, che pensano che la potenza di Cristo venisse da Belzebù. Da Belzebù, dice, addirittura dal principe dei demoni. Ma era successo mai, Sergio, che precedentemente qualcuno avesse fatto un miracolo del genere? Gesù fa capire ai farisei che anche i loro, diciamo, fra parentesi, i loro figli, coloro che facevano parte del popolo, hanno scacciato i demoni. Infatti Gesù dice, ma con quale allora potenza hanno scacciato i demoni i vostri figli, no? Gesù... Diciamo che sapeva dare le risposte giuste al momento giusto. Sì. Grazie. Sì. Bene, l'altra parte della domanda, in che modo Gesù riportò la vittoria sulla morte? Sì, sulla morte diciamo che qua ci riporta in Genesi. Genesi dice, era la promessa fatta ai nostri progenitori che avrebbe schiacciato il capo del serpente. Cioè il serpente sappiamo che è il principe di questo mondo, e schiacciando il capo sarebbe, diciamo, questo serpente sarebbe stato distrutto, sarebbe morto. Ecco. Mentre vediamo che il serpente, diciamo, insidia il calcagno della progenie di Eva, sappiamo però ferisce, ma non a morte. Ecco, perciò vediamo che Satana ferisce, sì, sappiamo che ferisce la Chiesa, ha ferito anche Cristo, ma non l'ha vinto. Ecco, questo. Sì, diciamo che, sì, grazie Sergio, diciamo che è fondamentale quando si combatte, tra virgolette, con un serpente, lo puoi tagliuzzare da tutte le parti del corpo, ma non muore. L'unico modo perché il serpente possa morire è schiacciargli la testa. Quindi diciamo che questa vittoria di Gesù fu completa, sebbene sulla croce lui fu ferito a morte, come giustamente dicevi te, però chiaramente il terzo giorno dai morti risuscitò e quindi il diavolo non ha potuto avere il sopravvento. Bene, alla terza domanda. All'inizio della storia umana, chi si distinse per la sua potenza? Chi era questo personaggio che era considerato molto forte, costruì diverse città? Sì, qui facciamo un passo indietro proprio alla Genesi, ecco la parola giusta, no? E qui troviamo questo Nimrod, che era figlio di Cush, da quello che dice Genesi 10, 8, 12. E qui vediamo che questo personaggio viene descritto, era un potente cacciatore davanti all'Eterno. Ecco, viene descritto un po' le sue qualità, le qualità di questo uomo.
E dopo ancora viene detto che lui non solo era un potente cacciatore, ma era anche un costruttore di città, no? Qua ci vengono elencate alcune delle città, addirittura Ninive. Noi sappiamo che Ninive era una delle grandi città. Mm-hmm. E, ecco, però qua cosa ci dice? Non perché era un uomo potente, un cacciatore potente, un costruttore di città, non per questo faceva la volontà di Dio. Noi sappiamo che già cacciare vuol dire uccidere, vuol dire cercare la preda, no? Inseguirla, certo, per poi ammazzarla. E questa non era certo la volontà di Dio, come non lo era nemmeno costruire le città, no? Le agglomerazioni, insomma. Esatto. Ecco, Dio voleva che gli uomini si spandessero in tutta la terra e la popolassero. Questo è. Perciò qui vediamo questo. Per quale motivo, Sergio, le città se erano pericolose, potevano essere pericolose, e quindi Dio non li consigliava? Quali sono i rischi? Perché? Perché possiamo dire che nelle città purtroppo ci sono tante insidie, c'è la troppa vicinanza, c'è magari quello di, lo sappiamo, l'abbiamo studiato tempo fa, e questi uomini cercavano di costruire le cose sempre meglio degli altri, c'era un'invidia fra di loro, c'era una competizione, è un qualcosa che Dio non era nel piano di Dio, no? Ecco, perciò l'uomo caduto nel peccato cerca sempre questo. Possiamo dire che le città si corrompono facilmente, quindi dove c'è tanta gente alla fine c'è anche poi purtroppo più corruzione? Esatto, sì, quello sì, lo vediamo anche noi al giorno d'oggi, non solo ai tempi della Genesi, ma soprattutto anche ancora di più nei giorni, nei nostri giorni, le città popolose, 10-12 milioni di abitanti, sappiamo che c'è la vita veramente è da chiudersi in casa, come sappiamo, no? Ecco, non serve neanche. E questi personaggi, Sergio, nella seconda parte, questi personaggi citati nell'antichità che erano famosi, tante volte i giusti, cioè le persone giuste, come le consideravano? Sì, infatti qua nel Salmo 73 sembra una cosa un po' particolare, no? Dice quasi inciampavo. Infatti qua questa grandezza, tutte queste cose grandi che questi uomini fanno, a volte magari possono creare quell'invidia anche nel giusto, no? Sembra quasi che potremmo farlo anche noi, perché non lo facciamo anche noi, anche loro? Perché sembra che prosperano, che gli vada tutto, esatto, bene, mentre ai giusti gli va tutto male. Esatto, sembra che mamma mia fanno questo e quest'altro, però va tutto gonfie vele, ecco, fra virgolette. E mi ricordo che c'è anche un profeta, Malachia, no? Se non sbaglio, che scrive più o meno le stesse parole. Ecco, io me le sono scritte, vorrei leggerle, e dice così: perciò noi, dice, proclamiamo beati i superbi, non solo gli operatori di iniquità prosperano, ma essi tentano pure Dio e sfuggono. Ecco, questo era quasi la paura di questi giusti, no? Però vediamo la risposta dell'Eterno, è chiara, dice: ma l'Eterno rispose, allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. E questo succede quando Dio aprirà i libri che sappiamo, no? Ecco, da lì vedremo la differenza. E quindi in pratica il salmista, sì, è triste nel vedere questa situazione, però Dio poi lo porta nel giudizio universale, e allora lì vede la differenza, come giustamente citavi tu, tra il giusto e l'impio, tra chi serve Dio e chi non lo serve. Bene, passando velocemente anche alla quarta domanda, preceduta da un sottotitolo, il regno delle tenebre contro il regno di Dio, quindi siamo sempre queste due forze antagoniste, bene il male. Cosa dichiarò Gesù sul regno delle tenebre? Quale minaccia ha sempre costituito per i credenti fedeli? Prego, Sergio. Ecco, qui Gesù fa capire a questi farisei che lo accusano che i suoi miracoli erano dovuti alla potenza di Satana, diciamo di Belzebù. Qui vediamo che Gesù fa capire che non può un regno sussistere se ci sono delle,
delle lotte interne, perciò in quel caso Satana non poteva scacciare i suoi accoliti, diciamo, i suoi dipendenti, fra virgolette, no? Perché altrimenti il suo regno non avrebbe durato. Noi sappiamo che invece il maligno cerca di far di tutto affinché il suo regno duri, prosperi, no? Ecco, cosa posso aggiungere ancora? Sì, ti pongo una domanda facile, così ti aggiungi. Quindi praticamente qual è la differenza tra i farisei e i sadducei? Tra di loro erano d'accordo? Andavano d'accordo? Ecco, qui vediamo un punto particolare qui, no? Troviamo anche l'Apostolo Paolo proprio fra questi due contendenti, e lui mi sembra quasi furbamente, no? Escogita un piano, perché sappiamo che era messo a dura prova in quel momento. E lì lui si appoggia ai farisei e dice: ma io sono colui che crede alla risurrezione. Noi sappiamo che invece i sadducei erano contrari. E allora cosa succede? Che fra di loro scoppia una contesa, scoppia una lite, e Paolo, insomma, è alleggerito da questa situazione, no? Ecco, perciò possiamo dire che le contese distruggono, le invidie distruggono. Ecco, questo è... Come dire, no? Il male e il male non possono andare d'accordo tra di loro. Però quando si uniscono, il male e il male, quando si uniscono, Sergio? Sì, quando si uniscono poi cercano di sconfiggere il bene, no? Si uniscono per sconfiggere il bene, come abbiamo visto nel caso di Gesù, di lì tutti si sono messi insieme per distruggere Gesù. Cioè, il male non può avere pace e armonia, però per andare contro il bene si mettono d'accordo, questa è la tristezza della esperienza. Volevo ricordare anche alcune lettere Paolo mette in guardia da queste contese, da queste lite fra il popolo di Dio, perché da lì purtroppo subentra la divisione. Ecco, questo è un qualcosa che dobbiamo apprendere. Sì, grazie Sergio, in effetti praticamente lo spirito di profezia è molto chiaro, no? Si unirono però contro il Cristo, i simili si attraggono e il male fa sempre lega con il male quando si tratta di lottare contro il bene. Esatto. Ecco, questo dice l'ultimo rigo della nota, no? Quindi è fondamentale da parte nostra non avere questo spirito, ma unirci sempre per il bene e contro il male, mai essere partecipi del male, no? Noi siamo partecipi della natura divina secondo le scritture. Bene, la sconfitta di Satana nel suo regno, secondo la quinta domanda. Quale potere divino incateni forte e libera coloro che sono ridotti in schiavitù? La prima parte, Sergio. Sì, qua vediamo che anche qui Gesù, alla precisazione dei farisei che abbiamo visto, che lui scacciava mediante i demoni, Gesù invece fa capire che i demoni verranno scacciati per l'opera dello Spirito di Dio. Ecco, ci sarà una forza esterna che agirà per sconfiggere il male. E noi sappiamo che Gesù è stato colui che ha sconfitto Satana, che ha vinto la morte sconfiggendo anche Satana. Quindi abbiamo un potere che resiste al male e la grazia di Dio attraverso l'opera dello Spirito Santo che permette la vittoria, no? Senza lo Spirito di Dio non possiamo assolutamente vincere. In effetti, ricordandoci la storia di Sansone, dice: lo Spirito dell'Eterno investì Sansone, il quale poi agì. Quindi diciamo che chi dà potere a noi, spiritualmente parlando, è sempre lo Spirito di Dio. Senza lo Spirito di Dio non possiamo fare assolutamente nulla, no? No, mille anni prima che il diavolo e il male sia sconfitto completamente, che cosa farà Gesù con il nemico? Ecco, anche qua diciamo questa domanda si lega con la prima, no? Cioè, diceva che bisognava legare questo uomo per strappare via i beni dalla sua casa. E qui noi sappiamo che Satana, la venuta di Gesù, rimarrà solo in questa terra. Perché? Perché i santi, coloro che hanno confidato in Dio, saranno rapiti, i morti saranno risorti e saliranno in cielo. E diciamo tutti coloro che saranno rimasti in questa terra
l'umanità intera purtroppo verrà distrutta e Satana rimarrà legato dalle circostanze. Dalle circostanze, esatto, la parola giusta, simbolicamente, per mille anni, perché sappiamo che poi dopo mille anni sappiamo che Gesù tornerà con la nuova Gerusalemme e lì sarà la distruzione completa per l'eternità di questo angelo malefico che ha purtroppo portato lo sconvolgimento in questo pianeta. Perciò verrà legato per mille anni e lì vediamo che proprio Gesù porta via, diciamo, quei beni che era nella sua parabola, no? Porta via quei beni dalla casa di questo uomo forte e li porta con sé nel cielo, ecco, questo possiamo dirlo, no? Quindi diciamo che anche per la distruzione del genere umano collabora Satana, per la distruzione degli angeli e di se stesso l'autore è sempre Satana. Gesù chiaramente si limita a non dargli spazio, non dargli praticamente possibilità di fare il male. Quindi se Sansone fosse rimasto ubbidiente al Signore, il suo trionfo sarebbe stato certo. Bene, trionfo dei credenti fedeli. Quale disposizione d'animo ci aiuterà ad essere vincitori secondo il desiderio di Gesù? Nella stessa domanda, Sergio. Ecco, quale disposizione d'animo? L'uomo, ecco qui uso di nuovo la parola della domanda, l'uomo deve essere disposto, no? Deve disporre il suo cuore ad ascoltare e a mettere in pratica tutto quello che proviene da Dio. Noi sappiamo che c'è il versetto famoso che dice la tua parola è una lampada ai miei piedi. Ecco, perciò deve essere la parola di Dio quello che ci aiuta a vincere noi stessi, le nostre debolezze, le nostre perplessità e tutto quello che vogliamo, e poi a vincere anche Dio, ecco, a vincere Satana, il diavolo. Sì, possiamo dire, usando la parola che hai detto, vincere Dio come Giacobbe, lottò con Dio e con gli uomini e rimase vincitore. Ecco, sì. In questo senso lo possiamo dire. Solo con Dio. Ebbene, diciamo che qual è l'arma che ci viene fornita secondo prima Giovanni e se anche secondo Giacomo? Sì, Giacomo qua usa una parola particolare, no? Dice sottomettetevi dunque a Dio e resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. No? Sottomettersi sembra una parola un po' pesante, no? Dire sì, dobbiamo sottomettere, però qui sono due le cose, o ci sottomettiamo a Dio o ci sottomettiamo al maligno. E noi sappiamo già, tramite la parola di Dio, chi è il vincitore, no? È Dio il vincitore, Dio vincerà. Allora se vogliamo essere vincitori dobbiamo stare dalla parte del più forte, no? E soprattutto anche, richiamandosi, dobbiamo, come dice Giovanni, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Dobbiamo nascere di nuovo, questo anche è l'importante, dobbiamo far morire, come si dice sempre, il vecchio uomo e nascere di nuovo, questo per poter vincere. Certo, grazie Sergio, possiamo dire che se Adamo ed Eva fossero rimasti fiduciosi nel Signore avrebbero vinto, quindi chiaramente quello che loro non furono, hanno avuto più fiducia in quello che ha detto Satana che in quello che ha detto Dio. La scrittura dice invece resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi nella tentazione quello che fa la differenza, Sergio, è la fiducia. La fiducia che Dio può operare, quindi quello che vince il mondo è la nostra fede. È una domanda provocatoria, Sergio, scusami, ma la fede è nostra? O è è un dono di Dio, no? La grazia e la fede è un dono di Dio, sono doni di Dio. Ma dobbiamo chiederli, no? I doni, anzi, dobbiamo chiederli, ma dobbiamo anche prenderli, no? Perché a volte, ecco, Dio è disposto a darci questi premi, sì, questi doni, e noi dobbiamo prenderli, questo è il punto. Quindi in pratica anche prenderli e anche coltivarli, no? Perché questa è la vittoria che ha vinto il mondo, dice Giovanni, la nostra fiducia, la fiducia a abbandonarsi completamente all'Onnipotente. Bene, settima domanda, Sergio. Contro quali gravi debolezze il Signore ci mette in guardia e cosa dobbiamo fare per superarle? Quali sono, dove si trovano le debolezze?
Le debolezze ne abbiamo ognuno alle sue, no? di diverse qualità. Quella che qui viene citata in Matteo dice che Gesù si rivolge agli scribi che avevano la conoscenza della scrittura, avevano tutto, avevano il Vecchio Testamento, lo conoscevano, però purtroppo lo hanno interpretato nella maniera sbagliata. Ecco, perciò dice: voi sbagliate non comprendendo né le scritture né la potenza di Dio. E questo a volte può succedere anche a noi, che leggiamo, studiamo la parola, ma con la nostra convinzione, non con quella di Dio. E soprattutto dobbiamo farlo in preghiera e con la guida dello Spirito. Mm. Ecco. Dice la sorella White che a volte possono sorgere delle, come posso dire, dei non disaccordi, ma non si capisce magari bene alcuni versetti, alcuni passaggi. Mm. Lei ci invita soprattutto a dare in preghiera e a unirsi in preghiera con i fratelli, soprattutto con coloro, gli anziani, che hanno più esperienza, affinché questi problemi vengano risolti. Ecco, e non fare dei muri o delle divisioni come a volte può succedere. Mm. Bene, grazie Sergio. Così è come dici tu. Cosa accadrà se non ascoltiamo queste sue raccomandazioni? Cioè, praticamente, la scrittura del quale, cosa ci dice di prendere Paolo? Sì, esatto. Qui in Efesini conosciamo benissimo, no, questi versetti che parla di questa armatura, e senza questa armatura verremo sicuramente sconfitti. Verremo sconfitti. Sì, facendo questa lezione mi è venuto in mente Davide, quando ha sconfitto Golia, no? Lì ci ricordiamo che c'era Saul che gli voleva dare la sua armatura, no? Però Davide, appena l'ha indossata, ha detto: no, questa non è per me, e ha preferito andare così, con la fiducia, con la fede, come dicevi tu, che aveva in Dio, nel suo Dio. E noi lì abbiamo visto che ha sconfitto. Ecco, perciò dobbiamo prendere questa armatura, che non è l'armatura come quella di Saul, fatta di cose umane, ma la vediamo in Efesini, che è, diciamo, l'elmo, calzari dell'Evangelo, poi cos'è lo scudo della fede, e così via, no? Sono questi simboli che noi dobbiamo indossare per poter vincere con Cristo, insomma, questo è. Sì, e se non lo facciamo, purtroppo saremo perdenti. Facciamo la fine di Sansone. Facciamo la fine di Sansone. Diciamo che praticamente, se Sansone avesse indossato l'armatura e l'avesse tenuta per sempre, non quella umana ma quella divina, la giustizia di Cristo, che è la corazza, l'elmo della salvezza, la spada dello spirito e così via, se Sansone fosse rimasto sempre vestito, legato al Signore, spiritualmente parlando, non avrebbe ceduto né a Delila, non avrebbe fatto quello che ha fatto, e non avrebbe fatto praticamente il lavoro dell'asino o del mulo, perché alla fine chiaramente fece una fine veramente ingloriosa. Diciamo che, in quanto a forza fisica, Sansone, dice Ellen White, non aveva uguali, ma per quello che riguarda la forza morale, purtroppo è stato tra i peggiori. Posso fare un accostamento riguardo a Sansone e a Gesù. Mi sembra di aver letto proprio o nella storia di Sansone o di Gedeone, che cominciò quando, diciamo, gli venne dato questo compito di liberare Israele dai Filistei. Gli dice che cominciò a liberare il popolo di Israele, però purtroppo hanno dovuto esserci molti di questi liberatori, perché di nuovo cadeva di continuo. E Sansone non ha portato a termine, fino a un certo punto l'ha portato a termine, mentre vediamo che Gesù ha cominciato a scacciare i demoni nel suo operare, e alla fine però ha vinto, scacciando il principe dei demoni, no? Alla fine lo vincerà. Ecco, questo volevo aggiungere. Grazie Sergio. Quindi Gesù non ha mai perso una sola battaglia, e non solo non ha perso la guerra, ma non ha perso nessuna battaglia. Esatto. Quindi ogni confronto con il nemico è sempre rimasto vincitore. Il segreto di Gesù era la sua fiducia incondizionata
al Padre e alla parola. Lui stesso che aveva ispirato gli uomini a scrivere le scritture, lui stesso chiaramente ne fece uso, sta scritto, e quindi risultò vincitore. Ecco, noi non, l'uomo forte non esiste, perché l'uomo forte in quanto uomo, mi veniva in mente, Sergio, che noi siamo come uno stuzzicadente, che basta pochissimo per romperlo, però se noi lo leghiamo a un chiodo e vogliamo spezzarlo, già vediamo che è impossibile spezzarlo. Quindi noi come fragilità di uomo dobbiamo essere uniti a Cristo per risultare vincitori. Che Dio ci aiuti a vincere questa battaglia contro il principe delle tenebre. Come con Gesù siamo più che vincitori. Amen. Preghiamo. Signore Dio, buon Padre, che tu vengi nell'alto dei cieli, il tuo nome sempre sia lodato, ti siamo grati che hai dato Gesù a morire per noi e che grazie a Gesù abbiamo perdono di eterno. Ti ringraziamo che ci hai dato la possibilità di essere tuoi figli attraverso Gesù. Ti ringraziamo del dono del Santo Spirito e la possibilità di studiare la lezione con Sergio. Voglio tu benedire anche tutti gli altri fratelli e sorelle che ascolteranno e fa che questa scuola possa essere di sprone per la loro fedeltà, per la nostra fedeltà, per la nostra obbedienza e la sottomissione al tuo volere. Rimani con Sergio e la sua preziosa famiglia, rimane anche con Manuele dietro la regia e rimane anche con tutto il tuo popolo in Italia, in Europa e nel mondo. Usaci come strumento nelle tue mani, non perché lo meritiamo, ma farlo per amor di te stesso, per amor di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Bene, grazie Sergio. Alla prossima. Grazie a te Franco, grazie Emanuele, saluti. Alla prossima. Ciao Emanuele, grazie. Buon sabato a tutti voi, ciao ciao.